Comunque le casualità un po' strane che avvengono a New Romantic, sì, cosmiche. Cosmiche, davvero io inizio a pensare che questo programma abbia un'anima, non lo so, diversa. Magica? Magica, sì, c'è questo aspetto un po' magico. Un po' c'è questa vibrazione, questo fluido. Sì, lo diciamo spesso, però davvero poi la realtà è questa. Eh sì, perché ci attiriamo dei personaggi molto singolari, sì, anche. Esattamente. Cercavamo un ospite particolare che desse un taglio diverso. Ed è qui con noi Rosario Tedesco. Ma benvenuto, innanzitutto grazie. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, oggi facciamo anche un po' una sorta di contaminazione, perché in genere gli ospiti musicali vengono insomma Music Club Revolution. Invece oggi abbiamo messo insieme Music Club Revolution, che è un altro programma di Radio Casteluccio, e New Romantic, che è la parte invece più legata anche un po' all'anima, all'aspetto insomma, all'ispirazione, al genio creativo. Sì, mi piace anche il titolo. New Romantic. Ah, ti piace? Raccontaci, sì, un po', perché ti piace? A noi piace. No, perché ci piace captare quelli che sono gli umori. No, mi piace questa parola, romantic, romanticismo in generale, insomma. Il romanticismo con un'accezione diversa, no? Certamente. E quanto romanticismo c'è nello scegliere magari di andare a suonare di fronte ai templi di Pestum? Direi una grande componente di romanticismo. Canta. Però bisogna spiegarla adesso questa cosa. Infatti, no, ma adesso è normale che la spieghiamo. Perché tu sei un cantatore che però spesso in realtà ha anche deciso nella sua vita di fare un po' l'artista di strada. Esatto. Di suonare tra la gente, che è un'idea molto democratica dell'arte, no? Arrivare a tutti. Assolutamente, lo penso. Ho iniziato un po' per gioco questa cosa, poi ho visto che mi divertivo, che si divertiva anche la gente, ho continuato. Sì. Usare la strada come palco d'eccezione, no? Sì. Quanto valore ha per te? Per me è un valore aggiunto a tutto quello che faccio, assolutamente. Sono contento, poi vedo che ho dei riscontri a tutti i livelli. Posso raccontare un aneddoto, sì. Barbara? Io ero al concerto di Fiorella Mannoia ed ero andata anche per ascoltare una canzone che a me piace sempre, appunto, sempre per sempre, e lei non l'ha cantata. Esco, faccio 50 metri ed incontro Rosario che la strimpellava. No, quindi, sì, dai. Sì. Bellissima questa cosa. Guarda che porterò sempre con me, che poi nulla succede a casa. Perché tu in realtà suoni anche tanto i grandi cantatori italiani. Io sappiamo, sì, De Gregori, De André. Soprattutto De Gregori. Perché proprio sia De Gregori? Per un rapporto, diciamo, un po' simbiotico che ho con lui, che lo amo da quando sono ragazzo, quindi lo ammiro come artista, lo ammiro, diciamo, a 360 gradi. Quando ami una persona, in genere, lo ami nel bene e nel male. E io so che dopo ci dedicherai un brano anche di De Gregori, anzi a questo punto lo dedicherai soprattutto a Valentina D'Alessandro. Ci provo, diciamo. Perché poi... Io dico sempre che ci provo, perché ogni volta è una sfida. Ma quanta emozione c'è ogni volta che invece decidi di esibirti in strada con un pubblico differente? Non so, come riesci a mantenere la concentrazione? Si supera col tempo. All'inizio era molto più dura. Come dicevo prima, lei aveva un po' la sensazione degli sguardi addosso, no? Il fatto che ognuno si fa di te un'idea diversa, insomma. Se ci stai a pensare un po', sbrocchi con la testa, però poi insomma ci fa l'abitudine. Perché lui diceva: io sono molto esposto. Sì, se sa la gente cosa pensa di me. Quando sei artista di strada, sei sovraesposto sicuramente. C'è una sovraesposizione. E quindi sono una persona fondamentalmente timida. Quale sono? Insomma. In tutto questo, noi andiamo un po' in musica e ci ascoltiamo, prima di sentirti anche live in studio, invece ci ascoltiamo un brano a questo punto di Francesco De Gregori, La donna cancannone. Dedichiamo, me la dedicate, perché io all'inizio di questa puntata volevo insomma che tu me la suonassi dal vivo, e invece me la sta dedicando Marco Giordano. Ma lo sapevi? Com'è sta cosa? Ascoltato, è meraviglioso. No, lui in silenzio ci ascolta. Sì, è un burbero attento. Ci ascoltiamo De Gregori, La donna cannone. Butterò questo
questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volo. New Romantic, il senso del bello. Allora, possiamo dire che ci ha emozionato veramente Rosario Tedesco. Era un'interpretazione ovviamente del brano di De Gregori, una versione molto personale, e io sono rimasta affascinata da una cosa mentre lui suonava, Valentina, dalla chitarra. Cioè, in questo momento guardavo la chitarra e ho la sensazione di uno strumento vissuto, che tu vivi, si vede proprio, si percepisce. Qualcosa di autentico, no? Era già molto vissuta quando l'ho comprata e con me ha continuato a vivere, sì, sicuramente. Senti, noi ci siamo raccontati un po', insomma, durante il nostro backstage, ecco, nel frattempo stiamo anche un po' modificando, va benissimo, anche tecniche oggi. Esatto. Allora, e tu ci hai detto una cosa molto bella, dicevi, io mi sento a casa sulla strada, quando tu decidi, ecco, di esibirti dal vivo proprio come artista di strada. Esattamente, mi sento molto più a casa in strada che in altri luoghi dove si fa musica. È strana sta cosa, però è così. Sei. Ovviamente non in luoghi, diciamo, luoghi comuni. Sono dei luoghi scelti non a caso, sicuramente. Prima dicevi che scegli dei luoghi per la loro bellezza, no? Sì, non solo. Io ti ho incontrato ad Agropoli, nel centro storico, su quelle scalette. Sì. E mi hai fatto ricordare una frase che a me piace molto, che le cose semplici sono il rifugio degli animi complicati. È vero, sì. Adesso mi è venuto in mente, è vero, sì. Mi piace molto questa assonanza con lui e con quello che fa appunto in strada, no? Sicuramente la sua è una personalità singolare, è perfetta infatti per New Romantic, ma in tutto questo ad un certo punto, anche grazie all'incontro con Angelo, tu hai deciso di tirare fuori la tua arte e di iniziare a scrivere anche brani tuoi, quindi sì, da, diciamo, cantastorie a cantautore. E in realtà più esattamente i brani li ho scritti nel corso della mia vita, però non ho mai trovato lo stimolo giusto per tirarli fuori. Angelo ha continuato ha iniziato a chiedermelo, poi un giorno mi ha detto proprio, mi ha dato quasi un ordine, mandami un brano. E niente, abbiamo iniziato così. Ma perché ci vuole coraggio a volte ad esprimere la propria, non esprimere, ad esporla agli altri? Ecco, quando tu per esempio dicevi, io già scrivevo, però non c'era mai stato questo momento, questo passaggio in cui hai deciso, ok, trasmetto la mia arte agli altri. Non sentivo questa urgenza, questa necessità di far ascoltare le mie cose agli altri. In realtà non gliele sottoponevo nemmeno, quindi. Però Angelo ha ascoltato questo brano, ha detto, caspita, mi piace, facciamolo. Senti, io ho una curiosità, io ho un amore molto profondo per il Cilento, perché quella parte che riesce, e quell'ambiente naturale che riesce a tirare fuori di me, fuori da me, quelle sensazioni profonde, un po' ataviche, che io nascondo dentro di me. Per me è la stessa cosa. Ecco, come ha influito questa scelta di decidere di trasferirsi in Cilento? Ma diciamo che ci sono capitato per caso, anche lì poi ho sentito delle vibrazioni. Sì, delle vibrazioni buone, insomma, un richiamo e niente, per una serie di circostanze che non ci stanchiamo mai di ripeterlo, non sono state sicuramente casuali, mi sono ritrovato lì. È molto a vivere lì, sicuramente non in un posto usuale, però insomma. Apriremo un capitolo a parte sicuramente. Ma magari lo approfondiamo nel talk successivo. Nel frattempo magari, andiamo sì, ancora un po' in musica. Ci ascoltiamo invece una voce black molto femminile, Amy Winehouse. Che oggi pomeriggio tutti coloro che sono innamorati dei grandi cantautori italiani, insomma, staranno benissimo, perché davvero li stiamo raccontando un po' tutti. Manca Lucio Dalla, ma noi abbiamo avuto il privilegio durante il Fuori Onda, perché ci è stata dedicata un attimo una strofa, 30 secondi a me, sì, e a Valentina, infatti, dal nostro Rosario Tedesco. Rosario, nel frattempo tu ridi
però ne stanno venendo fuori un sacco di cose che non... A volte poi, ecco, incontrando, conoscendo i nostri artisti, le persone che vengono qua, vengono fuori tante sfumature caratteriali che è difficile raccontarle. Sì, infatti. Però noi ci proviamo, no? Infatti, ma soprattutto cerchiamo di capire qualcosa ha ispirato il tuo primo singolo. Perché tra l'altro tu stai anche lavorando adesso ad un album che dovrebbe uscire a fine 2018, ho letto. Sì, diciamo, orientativamente. Non c'è una data, quindi... Che è un nome ci stiamo anche lavorando io ed Angelo Napoli. Allora, già il titolo è un po' enigmatico. Un nome molto particolare, no? Non sono nato per essere nato. Io a questo punto l'ascolterei, poi dopo ci devi un po' raccontare come nasce. Raccontiamo come nasce allora questo brano. Diciamo che è un grido di libertà, è un brano che mette in discussione qualsiasi cosa. Noi facciamo una serie di cose nella vita e le accettiamo quasi come una sorta di emanazione dal cielo, come se fosse scontato, invece dovremmo riflettere sul fatto che nulla è scontato e che tutto è da mettere in discussione. Quindi dovremmo essere più partecipi. Questo è un brano che resetta proprio tutto. Qualcuno l'ha definito anarchico, però secondo me anche oltre l'anarchia proprio. Si ricollega anche un po' al principio di impermanenza, no? Nel senso che nulla è permanente, tutto si trasforma, tutto cioè ciclo, c'è una nascita, c'è una morta, c'è una rinascita. Esatto. Sì. Bene, siamo troppo auliche, ragazzi. No, io a questo punto l'ascolterei. Sono sì, andiamo. Rosario Tedesco, live. Music Club Revolution, stavo confondendo i due programmi. La canzone l'ascolterete esattamente come l'ho mandata ad Angelo, poi lui ne ha fatto quello che ne ha perfetto, fatto. Perfetto, siamo onorate di questo. Non sono nato per essere nato, per lavorare per il vicinato, per essere un buon cittadino, un attore, un assassino, per spiegarmi o per pensare, per disdire o per depensare, per fondare o per gestire, o per subire, l'agire e patire. Non sono nato per ingoppire, leopardianamente parlando, per formarmi o per deformarmi, pur di avere una parte nel mondo, per capire o per non capire, per la superficie o per il profondo, per mettere da parte l'arte, come questo vivere tutto, tutto, tutto fino in fondo. Tutto, tutto fino in fondo. Non sono nato per piegarmi ai libri, quale rappresentanza a questa nuritù del quotidiano, della quale avrei fatto assolutamente a meno, alla volgarità dell'azione o dell'atto puntualmente smentito, alla scorreggia drammatica della statale rappresentazione, allo scandalo obbligato, quasi come fosse la prima comunione, con l'indifferente prossimo tuo che non detesterai mai quanto te stesso, a procurare gli stimoli al progetto invece di sprogettare. Sei condannati a disegnare, dannati a disegnare. Entriamo direttamente in pubblicità. Vediamo. Perché entriamo direttamente in pubblicità. Mi senti? Sì, potete fare giusto un annuncio e poi continuate dopo, ok? Non mi senti? E qualcuno è bello e spacciato, anche un solo respiro c'è nato, e trema tutto il vicinato, un intero paese, il mondo intero, tutto il creato. Rosario Tedesco, noi facciamo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo subito in diretta a New Romantic. Quando ascolto Bob Marley io ritorno sempre indietro nel tempo all'università, non lo so, oppure a quelle giornate in spiaggia, tra l'altro si avvicina l'estate, quindi quelle belle pomeriggi con l'aperitivo in spiaggia dove tu magari balli Bob Marley oppure no. Ho visto la casa dove abitava Bob Marley, in Marocco, molto bella, diroccata anche quella.
vedi, diroccata, perché oggi stiamo parlando un po' di decadenza, no? Questa decadenza strutturale che poi diventa magari anche una simbologia dello spirito, dell'animo. Sì. Siamo sempre in compagnia del nostro Rosario Tedesco, che in realtà ha sottolineato un aspetto importante, un concetto importante, l'indipendenza. Sì. Che cosa significa per te l'autonomia, essere autonomo? No, per me è assolutamente la priorità delle priorità. Diciamo, faccio tra le altre cose l'artista di strada, anche e soprattutto per questa ragione, perché mi garantisce un'autonomia al 100%. E puoi fare quello che ti piace, no? Esattamente. Quello che dicevi un po' nella canzone. Sì, esattamente. E poi ci raccontavi che se per caso non hai serata in settimana, almeno una volta a settimana tu devi andare in strada. Devo cantare? Sì, tutto. Perché devi cantare. Sì, devo cantare. È un esercizio. Sì. È un po' come se tu regalassi bellezza agli altri, in un certo senso, no? Ci provo. Scelgo dei posti che sono già di per sé belli e molto modestamente, con tutta l'umiltà di cui sono capace, cerco di aggiungere bellezza dove già c'è bellezza. Perché la frase di Nino Romantic, ricordiamolo, è la bellezza salverà il mondo, lo diceva Dostoevsky. Assolutamente sì. In tutto questo c'è in questo momento il tuo videoclip dove le persone, insomma, possono andare a cliccare, possono guardarselo, quindi ricordiamo anche un po' i tuoi contatti, Rosario. Tra l'altro immagini meravigliose, perché l'hai girato all'interno di questo ex tabaccheficio. Sì, ex tabaccheficio Centola a Ponte Cagnano. Niente, il video si intitola Non sono nato per essere nato, insomma, chiunque può cercarlo su Google, e c'è un po', iscriversi al mio canale YouTube e cercare anche la mia pagina Facebook. Comunque sotto il video c'è tutto. Perfetto. Ci sono tutti i miei contatti e invito a vederlo, insomma, perché ne sono particolarmente fiero. Nel frattempo, fiero del lavoro che abbiamo fatto io e Angelo Napoli. Lavoro che sta proseguendo, perché state lavorando a mettere insieme un po' di, insomma, per creare un album, quindi vedremo che cosa ne verrà fuori. A breve spero che lo presenteremo. Il prossimo video lo gireremo, anzi forse proprio nei prossimi giorni. Capolavori in corso, ragazzi. Madonna, io Angelo bella. Non mi piace, anche perché Angelo Napoli, e come che abbiamo salutato prima, è un altro genio creativo, è ruento, ecco, secondo me li compensate un po' caratterialmente, quindi secondo me anche questo incontro vostro diventa molto mistico. Lo è sicuramente. Grazie Rosario di essere Grazie stato con noi davvero. Oggi pomeriggio ci ha allietato il pomeriggio, infatti soprattutto a chi ci ha ascoltato, perché abbiamo ascoltato anche grandi cantautori, abbiamo anche lanciato il sondaggio sulla nostra pagina Instagram, vinto da De André per il 57% contro il 47% 43% di De Gregori. Ha vinto De André, quindi noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di New Romantic. Grazie a tutti voi, a quanti voi che ci avete seguito, grazie a Marco Giordano alla regia, grazie ad Andrea Picarello, il nostro social media manager. Continuiamo a creare bellezza, Valentina D'Alessandro. Assolutamente, sempre di più. Oggi è stata una puntata favolosa, grazie Barbara. Grazie Valentina D'Alessandro, e noi ci vediamo sabato prossimo con New Romantic. Ciao, buon Ciao. Weekend. New Romantic. Moda, lifestyle, design e nuove tendenze. Ogni sabato dalle 15 alle 17 il senso del bello con Barbara Landi e Valentina D'Alessandro.